per un attimo a pensare a tutte le tue relazioni passate e finite. Sicuramente ti verrà immediato pensare che quelle relazioni, per un motivo o per un altro, sono state sbagliate. Ma è davvero così? Ah, dimenticavo, una premessa. In questo video non voglio parlare di relazioni tossiche, ma di tutte quelle che reputiamo essere sbagliate. Perché l'amore finisce o perché a un certo punto l'altra persona prende un'altra strada, per esempio. Ogni relazione ha una funzione che riguarda noi stessi prima ancora che l'altra persona. Infatti, attraverso le relazioni, di qualsiasi tipo esse siano, conosciamo noi stessi, cresciamo. Ogni relazione ci insegna qualcosa, quindi è utile. Quando parliamo poi di relazioni di coppia, possiamo dire che l'obiettivo dell'amore sia la conoscenza propria e dell'altra persona. E ogni volta che questo accade, non possiamo reputare sbagliata una relazione. Ogni relazione è un'opportunità perché ci permette di fare un pezzo di strada insieme ad uno specifico partner. E questo essere insieme ci può dare molto, soprattutto alla luce del fatto che nell'altro cerchiamo sempre una parte di noi che non riusciamo a tirare fuori. Ecco perché nella scelta del partner tendenzialmente ci si lega a persone che hanno una caratteristica che noi non abbiamo ma che vorremmo avere. Quindi, anche quando la relazione non è esattamente come vorremmo, perché non ci sentiamo amati abbastanza, perché non c'è la condivisione che desideriamo e tutti i vari problemi che di solito si riscontrano nelle relazioni, è comunque utile. Il partner può aiutarci a capire qualcosa di noi anche quando è disfunzionale. Lo so, è una cosa grossa quella che ho detto, però come potremmo altrimenti scoprire gli schemi che mettiamo in atto? Oppure le nostre risorse, i nostri punti deboli? Serve necessariamente un'altra persona per capirlo. Se ci pensate bene, poi ogni relazione successiva ad una precedente è sempre più strutturata e sana. E questo anche perché le altre sono servite da insegnamento. Poi è vero che ci sono casi in cui non è così e dove anzi le relazioni vanno sempre peggio, ma questa è un'altra storia. Ricordiamoci poi che nella nostra vita attraversiamo delle fasi, dei momenti. In ognuna ci troveremo sempre diversi. E questo inevitabilmente ci avvicinerà a persone sempre diverse, con le quali creeremo relazioni sempre diverse. 3 volte ho detto diverse in una frase. Una parte di una poesia di Coelho dice: ci sono persone per una ragione, per una stagione e per la vita. Rapportando questo pensiero alle relazioni di coppia, potremmo effettivamente dire che ci sono dei partner nella nostra vita che durano una stagione, insomma un periodo di tempo, che si adattano perfettamente ad una nostra fase di vita, ma che poi nel momento in cui arriverà il cambiamento si prenderà strade diverse. Ci sono invece partner con i quali entriamo in relazione per una ragione, ma poi qualcosa può trasformarsi e potrebbero rimanere anche una vita. L'amore è sì elemento necessario per una relazione, ma da solo non è sufficiente. Lo so, questa idea è poco romantica, ma è conforme alla realtà. Servono tanti altri ingredienti, infatti, come la condivisione, la comunicazione, la complicità, l'impegno, l'ascolto attivo. Ammazza quanta roba. Sì. L'amore non è una cosa semplice e forse quando si parla di relazioni, più che parlare di amore, si dovrebbe parlare di saper amare, che è a tutti gli effetti una competenza. Saper amare comprende l'amore e anche tutte quelle cose che ho detto prima, più tante altre. Ma torniamo a noi, altrimenti se mi metto a parlare di questo discorso vado avanti 7 ore, meglio
che chiudo qua. Quindi, ogni volta che ci si guarda indietro e che si pensa alle relazioni passate e finite, prima ancora di attribuire l'etichetta di relazione sbagliata, proviamo a chiederci: a cosa mi è servita quella relazione in quella fase di vita? Cosa ho imparato? E, al contrario di quanto può fare il semplice apporre l'etichetta di relazione sbagliata, questa è un'analisi che può dirci molto di noi. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale, attiva la campanella e poi basta, finito. Anche perché quante altre cose deve fare uno? Va bene, ti saluto e ti aspetto al mio prossimo video. Ciao!